Presidente Fedriga, ci troviamo davanti a un elemento di innovazione molto spinto da parte di Electrolux, un'azienda che 4-5 anni fa sembrava dovesse chiudere, adesso invece ha investito, quindi ha creduto nel territorio. È un investimento a lungo termine, perché investire in innovazione in questo momento vuol dire guardare per i prossimi anni anche a nuovi investimenti e a mantenere ovviamente impianti produttivi, a svilupparli e a creare nuove opportunità occupazionali. Quindi questo non ci può che rendere felici, ma soprattutto fa capire che il Friuli Venezia Giulia sta diventando e potrà diventare sempre di più non un territorio all'estremo confine orientale dell'Italia, ma centro europeo di innovazione e ricerche che possa quindi costruirsi un futuro, considerando anche i grandi parchi importanti, parchi tecnologici che insistono nella nostra regione. Pensa a quello di Pordenone, a Udine, a Trieste, a Tolmezzo, che sono sicuramente delle realtà che guardano al futuro e alla nuova occupazione con cui dovremo confrontarci della sfida del domani. Assessore, abbiamo visto un esempio di innovazione molto spinta che porta il Friuli Venezia Giulia all'attenzione non solo nazionale ma internazionale per la ricerca e sviluppo, che può avere ripercussioni positive sull'intera economia anche regionale. Assolutamente sì, guardi, a me è capitato in questa ultima settimana di, oltre ad assistere oggi davvero alla nascita di questa Innovation Factory, davvero davvero un'eccellenza, ma è sempre nel territorio di Pordenone, di incontrare gli amici del Polo Tecnologico, l'amico onorevole Agrusti, che mi ha accompagnato un po' in tutte quelle che sono le eccellenze industriali. Ma che dire, questo ci fa ben sperare, questo ci dà assolutamente ottimismo per quello che sarà il futuro, il rilancio della nostra regione. Abbiamo la fortuna di avere dei player internazionali come Electrolux che stanno investendo sul nostro territorio. Noi abbiamo bisogno di avere davvero di imprese, di imprenditori che investano soldi, danari nel nostro territorio per creare prodotto interno lordo, per pagare le tasse da noi e per creare occupazione. Quindi davvero un plauso a queste realtà.